Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, ribrucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciare loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Parola di Dio. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal
perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi dicevo a loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, e consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore.
Quando gli chiedono ma tutte queste cose finali quando accadranno, Gesù non dà la risposta, non gli importa dire il quando, ma gli importa insegnarci come vivere dentro queste situazioni così difficili, che sono anche le nostre, perché in ogni tempo e anche nel nostro tempo, e forse nel nostro tempo siamo impressionati ancora un po' di più, e basta aprire un giornale, sentire un telegiornale, sentiamo di quante agitazioni ci sono nel mondo, di quanti morti anche ieri in Bolivia, in Francia, e sappiamo che tutte le difficoltà in cui ci troviamo noi in Italia nel nostro cammino, ma ho ricordato soltanto questi fatti per non ricordare tanti altri, sia la causa della politica, dell'ingiustizia degli uomini, sia a causa degli eventi naturali, come quello che sta accadendo con tutta questa pioggia in Italia in questi giorni, a Venezia in modo particolare, ma non solo. Il Signore non ci dice quando tutto questo accade, ci dice come dobbiamo vivere. Innanzitutto ci dice di non andare dietro a quelli che prevedono, che dicono che siamo alla fine del mondo, che è arrivato il momento, non stare dietro a questi santoni che qua e là sorgono e che ci pretendono di poter indovinare. Dice Gesù molto chiaramente: non seguiteli, non lasciatevi ingannare. E poi, di fronte a tutte queste realtà che ci circondano e che ci fanno paura, nazione contro nazione, terremoti, carestie, pestilenze, fatti terrificanti. Ecco, di fronte a tutte queste cose, e poi di più, Gesù dice: metteranno le mani su di voi. Quando il Vangelo di Luca è stato scritto, già le persecuzioni contro i cristiani erano iniziali, c'erano già stati dei martiri. Gesù, in maniera molto confidenziale, parlando con queste persone che lo circondano, dice: ma quella è l'occasione di dare testimonianza, come se fosse un dono, come se molti martiri dare testimonianza, perché dare testimonianza vuol dire questo, fosse veramente un dono di cui non avere paura, perché è l'occasione di dire la nostra fede in Gesù, di dire l'amore per Lui, ma soprattutto l'amore che riceviamo da Lui. Non è facile incontrare delle persone che dicono che considerano un dono il martirio. Io ho incontrato uno nella mia carriera di padre spirituale, mi sorprendeva, quando ci penso mi sorprende ancora. E Gesù dice: mettetevi in mente di non preparare prima la vostra difesa, io vi darò parola e sapienza. Ecco, Gesù che comunica la sua forza, la sua dinamica profonda, quella che i discepoli avevano conosciuto negli anni in cui Gesù aveva predicato e compiuto miracoli: io vi darò parola e sapienza, e di fronte a voi i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Quindi Gesù parla veramente di una forza, di una capacità di fede veramente grande, che è vittoriosa, come è stata vittoriosa la sua morte che ha condotto alla risurrezione. Perché l'amore vince sul male, l'amore vince su tutto ciò che è negativo. Anche se sarete traditi dai genitori, fratelli, parenti e amici, non vi spaventate, perché nemmeno il capello del vostro capo sarà per
guarda. Che cosa ci vuole dire il Signore oggi? E questo noi dobbiamo accogliere in questa domenica, perché la domenica è sempre la memoria della Pasqua, della vittoria di Gesù sulla morte. Certo, ci è richiesto un impegno, una fedeltà, una perseveranza. Se volete tenere duro, non lasciarsi andare, non gettare la spugna, rimanere sempre impegnati, stare sempre sul pezzo. Lo dice Gesù quando dice: con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. C'è un eco di tutto questo discorso sull'impegno nella seconda lettura, dal brano ai Tessalonicesi, perché qui Gesù, San Paolo, si indirizza a coloro che, pensando che la fine del mondo sia imminente, non fanno più niente, smettono di lavorare, di impegnarsi, sono agitati, vanno qua e là, senza fare nulla. E Paolo li rimprovera e dice: no, bisogna lavorare, bisogna impegnarsi. Chi non lavora non mangia. E quindi qui siamo anche chiamati a un impegno forte, a un impegno concreto su tutto quello che ci riguarda, le nostre responsabilità in questa vita. Non dobbiamo mai lasciarci sfiorare dal pensiero che ma soprattutto finisce, andiamo avanti, non c'è problema di impegnarsi così tanto, no? Invece dobbiamo costruire, per quanto sta in noi, la nostra responsabilità, costruire